Un volume disponibile unicamente in formato digitale che descrive il metodo dell'approccio sistemico al mondo economico e produttivo, basato sulle singole scelte per determinare i processi più complessi. Un modello che punta a impiegare meglio le risorse senza scarti per far nascere una comunità connessa e in sintonia con il proprio territorio. È il libro presentato a Palazzo Lascaris, Micro Macro, di Luigi Bistagnino. Allora, vicepresidente Ruffino, oggi il Consiglio regionale affronta il tema delle relazioni umane come fondamento di un nuovo sviluppo economico. Certo, sicuramente una grande rivoluzione che deve andare a valorizzare i territori proprio attraverso queste relazioni umane, a ricercare lo spirito di un tempo, credo al di fuori della grande omologazione, andando a ritrovare quelle tradizioni e quei prodotti che hanno reso unici i nostri territori e che poi in una epoca della spersonalizzazione hanno fatto perdere queste tracce. L'economia è generata dalle micro imprese, che sono il 45% del giro d'affari italiano. Sono delle indicazioni anche per i decisori sia politici che economici di poter aiutare in questo momento di difficoltà la possibilità di creare una economia reale, solida e continuativa, mettendo assieme tutte le relazioni che nascono su un territorio. Generalmente l'economia si basa sulla quantità di prodotti, qui invece si basa sul fatto che la materia non usata da un sistema può diventare risorsa per un altro sistema.